SIC, società italtecnica Cerena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Buonasera a tutti, nuova edizione del nostro telegiornale, come sempre tanta cronaca in primo piano, ma parleremo anche del referendum di economia e dei fatti del nostro territorio, ma come doveroso anche questa sera partiremo da quell'omicidio di Ravenna. Vediamo i titoli. Movente e passionale, emerge questa ipotesi a Ravenna dopo l'omicidio di Giulia Ballestri, al marito anche l'accusa di occultamento di cadavere, la famiglia chiede riserbo. Una diga antiterremoto, in merito alla megastruttura presente a Ridracoli, nel Forlivese abbiamo chiesto il parere di un esperto su eventuali rischi da sisma. Le ragioni del sì nei nostri studi, il sottosegretario Sandro Gozzi illustra i motivi per cui bisogna sostenere il prossimo referendum costituzionale, il punto sui dissidi nel PD. 1000 a tempo indeterminato, la regione Emilia-Romagna annuncia nuovi provvedimenti sui lavoratori impiegati nel mondo della sanità, l'accordo siglato coi sindacati. Il bilancio della stagione turistica a Cesenatico, presentati alcuni dati relativamente a presenze e arrivi in Romagna, Confesercenti dipinge un quadro contrastante. Meritavamo di vincere per lo sport, il Cesena impatta con la Salernitana, bianconeri frenati dagli errori di mira e dalla mancata concessione di un rigore. A voi tutti ancora una volta buonasera dalla redazione di TR24. Come avete sentito dai titoli, torniamo a parlare dei fatti di Ravenna. Sembra fosse geloso e che quindi non accettasse di separarsi dalla moglie. Questo sembra essere il movente dell'omicidio a Ravenna della quarantenne trovata cadavere in uno scantinato. Subito il nostro servizio. Il movente e come ha convinto la vittima ad entrare nella casa disabitata. Questi sono alcuni dei tanti nodi che dovranno sciogliere gli inquirenti per fare piena luce sull'omicidio a Ravenna della 39enne Giulia Ballestri. Ad ucciderla sarebbe stato il marito Matteo Cagnoni, 51enne, noto dermatologo di Ravenna, che si trova ora in stato di fermo come indiziato di delitto, con le accuse di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il movente sembrerebbe essere quello passionale e l'uomo sarebbe stato geloso della moglie che aveva iniziato a frequentare un'altra persona e sembra che la coppia avesse avviato le pratiche per il divorzio. Gli inquirenti hanno trovato il cadavere domenica notte nello scantinato della villa disabitata e sembra che l'assassino abbia infierito sulla vittima con un bastone di legno, trovato nell'abitazione con numerose tracce di sangue. Sarebbe stata colpita una decina di volte alla testa e al volto, come ha riferito il procuratore della Repubblica Alessandro Mancini, procurandole la morte ma probabilmente infierendo sul cadavere anche dopo il decesso. La prima ispezione cadaverica fa presupporre che l'omicidio sia stato compiuto circa 72 ore prima del ritrovamento del corpo, quindi poco dopo la scomparsa della 39enne. La denuncia era stata fatta dal fratello domenica e da subito gli inquirenti avevano pensato al peggio, visto che una madre di 3 bambini in età scolare, compresa tra i 6 e gli 11 anni, raramente si allontana da casa per scelta, abbandonando i figli. La villa dove è stata trovata la donna era chiusa a chiave con l'allarme inserito e ad avere disponibilità delle chiavi erano solo la vittima e il marito. Cagnoni, sospettato del delitto, è stato fermato a Firenze, dove vivono i suoi familiari, e accortosi dell'arrivo delle forze dell'ordine ha tentato la fuga scappando da una finestra ed è stato bloccato e aveva portato con sé 3 figli, molto denaro in contante e i passaporti per tutti. E i familiari di Giulia Ballestri fanno sapere tramite il proprio legale di voler affrontare questi tragici momenti nel più assoluto riservo, confidando anche a tutela dei figli minorenni di Giulia che la sensibilità dai media e dagli organi di informazione possa comprendere e rispettare tale desiderio. In un comunicato stampa l'avvocato della famiglia Giovanni Scudellari riferisce l'assoluta fiducia dei suoi clienti nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine, ai quali va un grande ringraziamento per la tempestività e professionalità già dimostrata nelle prime fasi dell'indagine.
E andiamo avanti, sempre con la cronaca. Le ha fatto fumare uno spinello prima di costringerla a consumare un rapporto sessuale, quanto ha raccontato alla madre una riminese di 16 anni dopo aver passato la giornata insieme all'ex fidanzato, uno studente universitario ventenne, anch'egli di Rimini. È nella scorsa primavera che i due decidono di rincontrarsi, nonostante il giovane avesse un'altra relazione in corso, ma dopo aver fumato della cannabis insieme, la ragazza, secondo quanto raccontato agli inquirenti, sarebbe stata violentata dall'ex mentre era stordita. La sedicenne si è presentata al pronto soccorso con contusioni e graffi attorno al seno e sulla schiena. Al via il processo contro il ventenne, la denuncia è per violenza sessuale aggravata, i danni di una minore e cessione di droga. E ancora cronaca, l'anziano era deceduto il giorno prima e la Colf che lavorava per lui ha raccolto nell'abitazione di Cesenatico un bottino da 40.000 euro. I carabinieri hanno denunciato per furto una colombiana di 53 anni con precedenti penali per prostituzione, utilizzando le chiavi delle quali era in possesso per motivi di lavoro, visto che lei si occupava delle pulizie dell'appartamento, è entrata nella casa del defunto rubando orologi, oggetti preziosi, biancheria di pregio e denaro. Se dovesse verificarsi un forte terremoto, la diga di Ridracoli reggerebbe il colpo? Questa è la domanda che abbiamo posto ad un esperto. Sentiamo. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della costruzione del consorzio Acque, pensando anche a quello che è successo in Vajont. Come reagirebbe la diga di Ridracoli in caso, speriamo di no, di terremoto? Sì, lei ricordava giustamente il Vajont che è del 63 e lì il crollo non era legato direttamente al corpo diga, ma è legato, diciamo, ad un crollo del Monte Toc che ha influito sulla spinta dell'acqua che ha scavalcato il coronamento della diga e ha fatto i disastri. La diga di Ridracoli è iniziata ad essere costruita nel 75 dopo 10 anni di studi ed è terminata nell'82. È monitorata anche attualmente H24 sia in normale esercizio sia in fase diciamo non ordinaria in cui magari c'è una scossa o una vibrazione. È sotto controllo, nel senso che viene monitorata diciamo la condizione della diga nelle possibili diverse fasi, quindi il tema della filtrazione e fessurazione, il tema della flessione, della traslazione, della dilatazione e della compressione. Ecco, naturalmente è tenuta anche sotto controllo dalla CESI ex ISMES, sia per quanto riguarda le sponde, sia per quanto riguarda i pendii, sia per quanto riguarda, diciamo, condizioni accelerate. Quindi tramite uno strumento che si chiama accelerometro vengono simulate condizioni estreme a cui la diga, diciamo, è in grado di resistere. La diga è in grado di resistere a tutti i terremoti che si conoscono in Italia come gradi della scala Richter o Mercalli, ed è in grado di resistere anche a terremoti, diciamo, di livello superiore che possono causare disastri. E torniamo sul nostro portale tr24.it per un'altra notizia di cronaca. Ha rapinato un bar per far fronte alle difficoltà economiche della sua famiglia. Un 39enne di Forlì è stato denunciato dai carabinieri dopo il colpo ieri mattina in un locale della città. I militari sono risaliti all'autore dopo aver attentamente visionato le telecamere a circuito chiuso. A casa del rapinatore è stato trovato il maltolto, circa 1.200 euro, prontamente restituito al titolare del bar. Sequestrato anche il coltello utilizzato per minacciare la barista. Sposato con due figli, l'uomo si è detto palesemente rammaricato per il suo gesto e ha spiegato di essersi trovato in gravi difficoltà economiche. Dopo essersi scusato per quanto commesso, ha giustificato il fatto come un improvviso colpo di testa. E passiamo alla politica. Sandro Gozi, sottosegretario agli affari europei, è intervenuto nei nostri studi, in uno dei nostri faccia a faccia. Vi proponiamo ora un passaggio dell'intervista in merito alle ragioni del sì al prossimo referendum costituzionale. Sapete perché le leggi in Italia sono incomprensibili? Perché sono frutto di compromessi al ribasso tra Camera e Senato. Questo è il primo punto. Perché ritengo che le regioni costino troppo e che bisogna capire di più, meglio, chi fa cosa tra Stato e regioni. E questo è un altro aspetto della nostra riforma. Perché ritengo che i cittadini devono avere più potere di democrazia diretta. E questa riforma favorisce il referendum, favorisce le iniziative di legge popolare, obbliga noi parlamentari, quando i cittadini prendono delle iniziative di legge popolare, a esaminarle, a dire se la approviamo o se non la approviamo assumerci la responsabilità politica di dire perché. Sono solo tre punti, ma sono i tre punti chiave. Sono 30 anni che ne dibattiamo. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare. Se siamo soddisfatti dello status quo, votiamo no.
Se riteniamo invece che queste cose siano necessarie, che bisogna anche ridurre i costi della politica, che bisogna anche ridurre il numero dei parlamentari, che occorre una democrazia più efficiente e più trasparente, votiamo sì, perché altrimenti aspetteremo altri 30 anni, perché chi dice che in 6 mesi si può fare un'altra riforma mente sapendo di mentire. Però una riforma costituzionale che non è condivisa con le opposizioni e tantomeno al momento trova un'unità all'interno del vostro partito. Perché non c'è unità, specialmente dentro di voi? Per una sorta di protesta anche un po' per quello che è il carattere, diciamo così, del Presidente del Consiglio, o perché si entra davvero nei contenuti? Guarda, io sono molto, molto sorpreso del fatto che ci siano addirittura dei parlamentari del Partito Democratico che dopo aver votato la riforma in Parlamento si impegnano per il no. Non ci sono dei motivi di merito, ci sono dei motivi di volontà di rivincita o di rimessa in discussione della leadership di Matteo Renzi, e io credo che questo sia la partita sbagliata, perché la minoranza del Partito Democratico, alcuni esponenti, se vogliono mettere in discussione il segretario del loro partito, hanno una bellissima occasione che sono le primarie. È stato rinviato al prossimo 19 di ottobre il processo agli ex vertici di Banca Carim, mandati a giudizio lo scorso 12 di luglio dal GUP Vinicio Cantarini. Le imputazioni sono di associazione a delinquere per l'ex manager Giuliano Ioni, ex presidente del CDA Alberto Martini e Claudio Grossi, direttore e vice direttore generale di Carim, mentre per tutti gli altri imputati le accuse sono di falso in bilancio. Oggi il processo doveva iniziare davanti al Tribunale Collegiale di Rimini, ma è stato rinviato a causa dell'incompatibilità di un altro giudice del collegio che sta decidendo proprio sull'opposizione all'archiviazione circa l'indagine sui due commissari di Banca Italia intervenuti nella cassa di risparmio di Rimini. Assunzioni a tempo di nuovo personale, contratti a tempo indeterminato per i precari. Cambia la sanità emiliano-romagnola grazie ad un importante accordo siglato in regione con i sindacati. Assunzioni e stabilizzazioni per oltre 1000 persone nella sanità emiliano-romagnola. Questo è il risultato dell'accordo siglato tra l'ente regionale e le segreterie di CGL, CISL e UIL. Nel dettaglio si tratta di 500 nuove assunzioni a tempo indeterminato e 402 stabilizzazioni entro dicembre 2016, oltre alla proroga dei contratti dei 149 professionisti assunti per ridurre le liste d'attesa. Sul fronte economico l'impegno della regione va dai 18 ai 25 milioni di euro a partire dal 2017. All'interno del patto anche una serie di misure per la valorizzazione professionale e il miglioramento dei servizi all'utenza. Noi mettiamo in campo oggi più di 1000 lavoratori che tra nuovi assunti, circa la metà, e stabilizzazioni, l'altra metà, garantiranno, io credo, la qualità che ci è propria e che questa regione deve continuare a garantire, perché continuiamo ad avere, vogliamo continuare ad avere, una delle migliori sanità al mondo. Da questo punto di vista anche l'aggiunta del provare a costituire un fondo integrativo sugli extra LEA, su alcune questioni che si stanno definendo e definiremo ad esempio nella parte finanziaria, che non abbiamo voluto decidere oggi perché non siamo nelle condizioni di deciderlo oggi, ma che ci impegnerà anche lì rispetto a tutto il tema ad esempio delle visite odontoiatriche magari per la popolazione in età giovanile. Ed ora parliamo della bella stagione che si è protratta da luglio a settembre inoltrato, che fa sorridere gli operatori della Riviera. Ma il turismo romagnolo è davvero in crescita? Sentiamo. Aumentano gli arrivi ma diminuiscono i giorni di vacanza. Questo è il quadro della stagione turistica 2016 nella Riviera romagnola. In estrema sintesi possiamo dire che il 2016 ha tenuto in linea con il 2015. Possiamo parlare, dobbiamo anzi parlare di un cauto ottimismo. La stagione si chiude con un tiepido più 1%, 2%, non è andata male. Gli operatori sono soddisfatti, però guardano al futuro sicuramente con molta incertezza. Com'è cambiata la vacanza? La vacanza è cambiata drasticamente, questo è chiaramente un problema enorme, perché la vacanza viene decisa sempre più all'ultimo minuto in base a quello che il mercato offre, quindi l'elemento della spesa la fa da padrona. Non solo, giustamente mi viene da dire che il turista è diventato un soggetto sempre più esigente, capace di scegliere e che quindi mette a confronto. Gli operatori devono avere proprio una, se non un paio di figure al loro interno che quotidianamente inventano proposte dove il prezzo, torna a dire, non è la variabile determinante, non è l'unica variabile. Quel che ti do è l'elemento fondamentale.
In pochi anni si è passati da una vacanza media di una settimana a pochi giorni. Sì, la lunga vacanza ce la siamo dimenticata e questo è diventato molto complesso. Proprio a livello della operatività, dell'organizzazione delle imprese, quindi c'è un turnover di anche, pensiamo solamente al cambio biancheria, cioè oggi come oggi quando abbiamo una vacanza di, le statistiche ci dicono 5 giorni, ma 5 giorni è già una vacanza lunga. E con il prossimo servizio andiamo invece a Imola per fare il punto sulla raccolta differenziata. Va avanti ad Imola il processo di riorganizzazione dei rifiuti urbani. Dal 19 di settembre nelle aree già coinvolte a luglio dalla riorganizzazione diventa obbligatorio l'utilizzo della tessera, mentre invece entrano nel processo di cambiamento i quartieri Marconi, Zolino, Ponte Santo e Piazza Romagna. Noi abbiamo iniziato con un progetto di riorganizzazione complessiva del sistema di raccolta dei rifiuti per le famiglie e anche per le attività non domestiche, bar, ristoranti, eccetera, eccetera, che ha interessato un primo lotto di quartieri molto importante, stiamo parlando di Pedagna Est, Pedagna Ovest e Cappuccini per 19.000 abitanti. Il secondo lotto riguarderà Piazza Romagna, Ponte Santo, Zolino, quartiere Marconi per 14.000 abitanti. Arriviamo al secondo lotto con delle assemblee pubbliche e con dei risultati molto importanti, perché siamo già riusciti a verificare quello che è successo nell'ultimo mese, nei primi tre quartieri dove siamo partiti, erano quartieri che avevano la differenziata al 51,8, siamo già al 70% dopo un mese. Ci sono stati dei problemi oltre a questi dati positivi da parte della cittadinanza? No, assolutamente no, ma noi le segnalazioni che siano avvenute in maniera formale sui social network o anche sui giornali, anche delle volte in maniera polemica, noi le abbiamo presa come elemento di crescita per capire se ci sono dei problemi ai quali noi potevamo dare una risposta, e così fondamentalmente è stato. Stiamo producendo una modifica nei bidoni dell'organico, tant'è vero che li abbiamo lasciati sbloccati per fare una piccola modifica a una vite, che è proprio un tema tecnico. Una modifica delle viti avverrà anche nei bidoni dell'indifferenziato. Abbiamo aggiunto qualche bidone in alcune postazioni dove c'era molto conferimento e le lasceremo in modo da dare un servizio completo ai cittadini finché non avremo dei dati storici almeno di 4-5 mesi. Ed ora invece a Forlì, perché una importante azienda del territorio ha ospitato una delegazione proveniente da Cuba. Sentiamo perché. Una delegazione cubana composta da Rafael Izquierdo, Enrique Lodos, Robert Rolando, in compagnia di Matteo Saccani, amministratore EI, e Ileana S. dell'Agenzia Interscambio Culturale ed Economico con Cuba, ha visitato lo showroom dell'azienda GM. Il manager Francesco Colombo è positivo per l'esito di futuri accordi con il governo cubano, che aprirebbero le trattative anche con Canada e paesi sudamericani. Speriamo che il governo e le varie realtà, le agenzie governative cubane, scelgano GM per essere accreditato come fornitore del governo, per darci anche la possibilità di insegnare, prestare il nostro know-how, le nostre capacità produttive degli infissi in legno, in alluminio, in PVC, per poter ristrutturare e aiutare le agenzie del real estate, diciamo, cubane. Soprattutto lo sviluppo della nuova area industriale di Mariel, dove dal porto dell'Avana, che rimarrà patrimonio dell'UNESCO, è un porto turistico, a 40 km Mariel diventerà il porto commerciale, che è già operativo, dove stanno sviluppando una zona industriale di 400 km quadrati. Il nostro intento è quello che una volta accreditati come fornitore del governo, aiutare le istituzioni locali e le società governative per lo sviluppo di questa nuova area nell'hotellerie e anche nella zona industriale. Si è concluso a Ravenna il festival dedicato a Dante. Andiamo a vedere chi è stato premiato. A Ravenna Dante vive sempre. Una serata in cui si sono premiati Francesco Sabatini e Luca Barbarossa, quindi l'universo della lingua italiana e quello della musica nel segno del poeta fiorentino. Questo premio a chi lo vorrebbe dedicare? Alla mia famiglia. Quelli che non ci sono più, perché ho avuto la fortuna di consigli ed esempi straordinari, quelli che ci sono, mia moglie, i miei figli, i miei nipoti e le famiglie dei miei figli, perché almeno i più vicini cerchino di raccogliere qualcosa se riesco a dargliela. Quindi gliela presenterò ad ognuno di loro. Guarda che anche tu ho un po' di questo premio. Tienilo da conto.
In cosa consiste la sua importanza, l'importanza di questo poeta? Stasera ascoltavo i nostri professori francesi, tedesco, inglese, che hanno fatto una bellissima lezione. Però riguardo il rapporto, una delle frasi che più mi ha colpito, perché mi è capitato di tornarci a lavorare recentemente, è quando nel De Vulgari Eloquenza lui dice: ognuno ama la sua terra natia, però per me la mia patria è il mondo, come dei pesci è l'acqua. Ecco, una lezione oggi più folgorante di questa, in questo momento non mi viene in mente che ci possa aver lasciato Dante in eredità. È nato 6 giorni fa e si chiama Congo, il primo esemplare di coccodrillo nano africano nato in un giardino zoologico italiano ed è venuto alla luce al safari di Ravenna. Di questi esemplari ce ne sono solo una decina all'interno di strutture simili in Italia e la popolazione selvatica è stimata tra i 25.000 e i 100.000 esemplari. Nella primavera del 2016 mamma Guinea e papà Togo, 2 esemplari 21enni, si sono accoppiati e delle 16 uova deposte, sfortunatamente 12 sono state rotte a causa dei bruschi movimenti della femmina e delle 4 rimaste ne è risultato fertile solo uno. Ed ora non facciamo in tempo a vedere il servizio su Mirabilandia, ve lo riproponiamo domani, adesso allora vediamo le nostre notizie in breve. Emilia Romagna. Sono in arrivo circa 6.300 comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per possibili anomalie nella dichiarazione dei redditi. Per la Romagna saranno 575 a Ravenna, 560 a Forlì Cesena, 496 a Rimini. Rimini, 2 poliziotti della Polfer hanno fermato in un treno un passeggero italiano che indossava una cintura composta da un nastro metallico da mitragliatrice con 59 bossoli e altrettante capsule di innesco già detonate. Il giovane è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e il materiale è stato sequestrato. Emilia-Romagna, Claudio Longhi è il nuovo direttore di Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Longhi, bolognese classe 66, rivestirà l'incarico dal 1 gennaio prossimo fino al 2020. La decisione è stata presa all'unanimità dal Consiglio d'amministrazione riunitosi lunedì. Faenza, nel pomeriggio di domani verrà attivato un fotored all'incrocio semaforico di via Tolosano. Nel semaforo saranno installati 2 documentatori di infrazioni per rilevare il passaggio di veicoli con il rosso in entrambe le direzioni. E adesso la linea alla nostra redazione sportiva con tutte le ultimissime. Buonasera, ben ritrovati alla TG Sport. Iniziamo dal calcio. Dopo lo 0-0 tra Cesena e Salernitana di ieri sera, il mister Massimo Drago ha accettato con serenità il verdetto del campo, ponendo però l'accento sull'abbaglio preso dal direttore di gara sul rigore non concesso a Garritano. Sentiamolo. Sicuramente della prestazione sono soddisfatto. È normale che c'è il rammarico perché volevamo i 3 punti, però lavoriamo per migliorarci, lavoriamo per recuperare giocatori importanti e soprattutto con la convinzione che siamo una buona squadra. A volte si parla di cattiveria, ma là è la mentalità, nel senso di avere e di cercare la giocata giusta al momento giusto. Noi l'abbiamo fatto, ci è mancato quel pizzico anche di fortuna, perché quando calciamo in porta e ci ribatte un nostro giocatore sulla linea di porta, vuol dire che è una giornata dove lo 0-0 è scritto, e quindi anzi si rischia anche di perdere a volte queste partite. Il fallo su Garritano, non fischiato, come lo giudichi? Ma è dura, è difficile, anche perché se parli dici che piangi, se non parli non ti lamenti, è sempre dura, non siamo ultimamente... Bastava guardare l'occhio del giocatore per capire che sicuramente non si sarà dato un pugno da solo.
Il basket, i Crabs Rimini hanno ufficializzato il nuovo general manager, si tratta di Domenico Zampolino, non è volto nuovo perché da giocatore ha indossato la maglia biancorossa dal 79 all'81, oltre che quella della nazionale azzurra. Il dirigente prende così il posto lasciato vacante dall'addio di Matteo Peppucci. Ciclismo, è stato Francesco Gavazzi ad essersi aggiudicato allo sprint l'edizione 2016 del Memorial Pantani. Il valtellinese dell'Androni Sidermec ha preceduto in volata Matteo Busato e Paolo Totò, oltre allo stesso Jonathan Lastra, lo spagnolo caduto a pochi metri dal traguardo senza riportare gravi conseguenze. È arrivato Cavassi, bel colpo. Sì, un bel colpo, soprattutto per la squadra. Abbiamo fatto la selezione in salita con Pellizzotti e con Torres e siamo rimasti una ventina, ero il più veloce, hanno lavorato 50 km loro due con l'aiuto di un Bardiani. Quindi gran parte della vittoria sicuramente loro. È un momento che l'Androni giocato di Sidermec va veramente forte, l'abbiamo dimostrato anche all'Agostoni, dove è arrivato solo un terzo posto e oggi credo che ce la mettiamo tutta come squadra. Io quest'anno ho trovato una grande squadra, un grande gruppo. E penso che io ho 10 anni che scorro sono professionista, ho corso anche in grandi squadre come la Stana, la Lampre. Però un gruppo così unito non l'ho mai trovato e sicuramente questo è anche motivo per cui riusciamo a fare grandi cose insieme. È tutto per questo telegiornale sportivo, vi ricordo sul canale 192 Teleromagna Sport, ritrovate tutti i programmi del nostro palinsesto su tr24.it, invece le news aggiornate. Grazie dell'attenzione, arrivederci. E grazie alla nostra Elisabetta Zandoli, adesso vediamo che tempo fa. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di oggi è iniziata con ampio soleggiamento su tutto il nostro territorio, tuttavia la nuvolosità sta aumentando in queste ore, infatti i rovesci si sono formati sul Veneto e nelle prossime ore potrebbero giungere, soprattutto tra la tarda serata e la notte, sulle basse pianure lungo il corso del fiume Po. La giornata di domani quindi si aprirà con cieli per lo più nuvolosi, con addensamenti maggiori lungo il corso del fiume Po, dove non saranno da escludere brevi e deboli rovesci, cosa diversa invece tra Ferrarese e Ravennate, che potrebbero vedere queste zone la formazione di temporali che poi si sposteranno verso l'Emilia, soprattutto a ridosso dell'Appennino, nel corso del pomeriggio. Quindi domani sarà consigliabile avere un ombrello a portata di mano. Meno interessate invece dai rovesci le zone della Bassa Romagna. Le temperature minime saranno in lieve aumento e comprese tra 14 e più 19 gradi, mentre i valori massimi saranno in calo e compresi tra 20 e 25 gradi. Ventilazione moderata sulla costa e sulle aree adiacenti ad essa, mentre il mare si presenterà per lo più poco mosso. Poi dalla giornata di giovedì assisteremo a un graduale miglioramento del tempo. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Siamo quasi in conclusione, rivediamo i fatti principali di questo telegiornale. Movente e passionale, emerge questa ipotesi a Ravenna dopo l'omicidio di Giulia Ballestri, al marito anche l'accusa di occultamento di cadavere, la famiglia chiede riserbo. Una diga antiterremoto, in merito alla megastruttura presente a Ridracoli nel Forlivese abbiamo chiesto il parere di un esperto su eventuali rischi da sisma. Le ragioni del sì nei nostri studi, il sottosegretario Sandro Gozzi illustra i motivi per cui bisogna sostenere il prossimo referendum costituzionale, il punto sui dissidi nel PD. 1000 a tempo indeterminato, la regione Emilia-Romagna annuncia nuovi provvedimenti sui lavoratori impiegati nel mondo della sanità, l'accordo siglato coi sindacati. Il bilancio della stagione turistica a Cesenatico, presentati alcuni dati relativamente a presenze e arrivi in Romagna, Confesercenti dipinge un quadro contrastante. Meritavamo di vincere per lo sport, il Cesena impatta con la Salernitana, bianconeri frenati dagli errori di mira e dalla mancata concessione di un rigore.
Vi segnalo questa sera su Teleromagna canale 14 alle 21.05 il grande cinema con il film Totò racconti romani, su Teleromagna News canale 74 alle 21.30 Occhi sul mondo, Teleromagna Sport invece sul 192 alle 21 gli offre la replica di Fischio Finale, programma chiaramente sportivo, su Teleromagna Mia canale 193 alle 21 i Big del Liscio. Grazie per averci seguito, l'informazione online su tr24.it, Facebook e Twitter, domattina alle 7.15 puntuali con la nostra rassegna stampa. A voi tutti una buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna.